Hola girls! Ciao, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Devo andare a pranzo, quindi sarà un video mega veloce. Iniziamo subito con il primer, quello di Ole Eriksen, il Banana Bright, che è un primer illuminante. Infatti ha questo colore sul giallino. Di solito lo sapete che non è che uso tantissimi primer, però se c'è qualcosa di base che aiuta a illuminare, sì, li uso, però è uno step che diciamo non faccio spesso. Dopodiché vado a utilizzare il Fenty Beauty Pro Filter, quello però idratante, e lo utilizzo nella colorazione 210, che è perfetto, in questo credo che sono abbronzata. Come correttore uso quello di Nabla. Con il mio pennellino preferito, quello di Zoeva, vi ho fatto vedere anche nell'altro video. Chiarisco un po' con quello di Make Up Revolution, che sapete che è... ho fatto casino, che è chiarissimo, giusto una puntina. Lo metto qui così schiarisco la palpebra. Adesso vado a scolpire il viso con delle novità Nabla, infatti li vedrete in questo video. Questo è il Skin Bronzing, è della linea Skin Glazing, sapete. Vi faccio vedere, l'anno scorso è uscita con questi, ok, nel pack rosa. Questa volta ho fatto, diciamo, li terra, i bronzer, che potete usare appunto come bronzer o come contour, sempre della stessa linea, quindi questa polvere sottilissima, impalpabile. E io ho preso Dune, purtroppo mi è arrivata spaccata la cialda, l'ho ordinata su Pinalli e non lo farò più, perché mi è arrivato spaccato. E sinceramente pagare i soldi per un prodotto rotto, anche no. Però lo andiamo a provare. Sì, la polvere è favolosa, si sfuma proprio in 0,2. Vedete? Io ho preso Dune, è il colore favoloso, che bello, vedete? Sono andato subito a scaldare l'incarnato. Adoro, bellissima, ma come al solito Nabla, non mi delude mai, tanto che rimaniamo in tema, applico dell'anno scorso Truth, che è il blush. È bellissimo, ragazzi. Poi comunque non me li ricordavo che erano così pigmentati, di solito Nabla non li usavo da un po', però... Adesso vado un attimo. Però vedete che bello, dà subito questa luce da un blush, io adoro, adoro. Concentriamoci sugli occhi con la nuova palettina di glitter, eccola qui, bellissima ragazze. Miami Lights della collezione appunto, e io direi che scaldo sempre con Dune, ombreggio il mio occhio. Anche perché sono di frettissima, come vi dicevo, però vi volevo far vedere queste cosine, quindi faccio così, una roba proprio mega veloce. Ok, prendo questo più chiaro, che so che non ha base colore, però vabbè, non voglio fare niente di eccentrico. Questo. E lo vado. Comunque la cosa d'oro non ce l'ho io, Lo mettere così sulla. Oddio, che bello! non sa che Quanti glitter! Guardate che zoom, zoom, non sa che zoom! aveva il Lombard Gold.
Si vede? Allora lo prendo io l'ago. Spero di sì, ragazzi, perché è bellissimo. Scurisco un poco, eh. Maschera di Astra. Sì, 66. Eccomi qui, ragazzi. Applico l'illuminante di Nabla, anche questo è dell'anno scorso, Amnesia. Aspetta che faccio un pochino. Queste polveri sono veramente sottilissime, bellissime. Ragazze, ah no, dimenticavo, gloss, Shine Theory Lip Gloss, che questo è dell'anno scorso nella colorazione After Sex. Mi sono passati una così velocissimo. Io devo scappare, ragazze. Vi posso vedere magari un attimo il look? Ho su questo toppino con questo pantalone di Zara, adoro. E vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!